Buongiorno ad Umberto Pascali e bentornato tra noi. Buongiorno Margherita, è un piacere essere con te. Grazie Umberto. Allora, oggi come promesso dovremo parlare di Biden e quindi parleremo di Biden, ma siccome stiamo trattando molto l'argomento guerra in Ucraina, per noi è anche interessante sapere come è vista la guerra negli Stati Uniti d'America, visto che comunque gli Stati Uniti d'America insieme alla NATO ne sono parte in causa. Quindi partiamo da Biden e vorrei partire principalmente dal figlio di Biden, da Hunter Biden, di cui tanto si parla in queste ultime settimane, anche se se ne parlava anche prima, ma in queste ultime settimane se ne parla ancora di più perché si è scoperto, o meglio, i russi hanno scoperto che in Ucraina ci sono molti laboratori, biolaboratori, così chiamati, che sono stati finanziati anche da Hunter Biden. Ecco, cosa si dice negli Stati Uniti? È vero, non è vero? E che influenza può avere tutto questo su Biden, visto che ci avviciniamo anche alle elezioni di midterm? Beh, le ultime informazioni, pressoché ufficiali, dicono che Biden Hunter, il figlio, sarà indicted, sarà incriminato ufficialmente. Ora, tu sai che era stato trovato questo computer personale di Hunter Biden, che poi l'aveva lasciato in un negozio di computer e poi era finito nelle mani gli altri, eccetera, però è verificato, è reale, in cui c'era una montagna di scandali, non ti sto a dire, insomma, dalla pedofilia all'incesto, tutte cose purtroppo provate, fino a tutti gli accordi commerciali, oppure gran parte degli accordi commerciali che lui aveva stretto. E in cui c'è anche il punto che questo era fatto d'accordo con mio padre, questo finiva a mio padre. Il Biden padre veniva chiamato The Big Guy, il grande, The Big Guy, questa percentuale va al Big Guy, non solo, ma un socio d'affari di Hunter Biden aveva testimoniato già prima dell'elezione del 2020 che lui aveva trattato affari direttamente con il presidente, a quel tempo candidato presidenziale, Biden, e quando Biden era vicepresidente sotto Obama. Quindi le prove c'erano tutte. L'FBI aveva acquisito tutte queste documentazioni, non ha fatto pressoché niente, e c'è stata una pressione dall'altra parte, ma. E qui si vede l'importanza del controllo sui media. I media, da Twitter a Facebook a tutti i giornali, meno uno, il New York Post, avevano rifiutato di portare qualsiasi informazione. E non solo, ma mi sembra che avevamo discusso anche l'altra volta, 52 alti funzionari dell'intelligence avevano firmato un documento in cui dicevano tutta questa documentazione è disinformazione, dei russi, di Putin. È stato Putin. E quindi la notizia non era venuta fuori, letteralmente sembra impossibile perché sa, sui siti laterali veniva fuori qualcosa, eccetera, ma la notizia vera e propria, ufficiale, che c'era un'indagine, c'era tutta questa documentazione, c'era addirittura il computer, c'era proprio la pistola fumante. Non è venuto fuori fino a pochi giorni fa, fino a un paio di settimane fa, quando i due grandi dei media, cioè si dice quello che rappresenta la CIA e quello che rappresenta l'FBI, il Washington Post di Bezos, giornale proprietà privata personale di Bezos di Amazon, il miliardario numero due al mondo, e il New York Times, notorio malfattore, hanno pubblicato cose molto simili dicendo: ah sì, infatti quello che veniva riportato sul computer non è disinformazione russa, è vero, solo che non sappiamo, sa, quello che faceva Hunter, se il padre lo sapeva o non lo sapeva, ma insomma è la cosa dirompente. In più, Trump aveva fatto nominare
un procuratore speciale per un'indagine speciale sul Russiagate. Cioè, tutta la presidenza di Trump era stata inficiata, bloccata, sabotata da 3 anni di indagini sulle sue connessioni con Putin. Putin gli ha fatto vincere le elezioni, è stato Putin. Trump è un pupazzetto di Putin. Quindi c'era stata questa indagine spettacolare in cui erano stati interrogati tutti, in cui praticamente bloccavano proprio i meccanismi fondamentali del governo, no? Finché poi hanno scoperto, cioè hanno dovuto scoprire ufficialmente che era tutta una cosa inventata. Inventata da chi? È stata nominata questa commissione con John Durham, procuratore speciale John Durham, che ha poteri molto forti, non può essere fermato neanche dal Dipartimento di Giustizia o dal presidente attuale, è totalmente indipendente. E lui ha fatto partire l'indagine e poi ha formalizzato, c'è una grand jury in corso, penso mentre stiamo parlando, le grand jury non sono come dire, pubbliche, no? E la grand jury sta analizzando i documenti, per cui il sistema funziona, che la grand jury interroga testimoni eccetera, poi dice se si deve rinviare, se deve fare un processo vero e proprio o no, no? Quindi la grand jury ha già fatto incriminare l'avvocato della Clinton, Sussman, che Sussman, avvocato della campagna di Clinton, ha presentato un'istanza dicendo no, non è vero niente, scagionatemi eccetera. Proprio 2 giorni fa il giudice a cui era stato riportato il caso ha detto no, io non ti abbono niente, tu sarai giudicato. E quindi questo è solo l'inizio. La stessa Hillary per la prima volta ha dovuto ammettere che sì, questi documenti erano stati portati da Sussman all'FBI e Sussman ha detto io vengo qui come cittadino privato, cioè non aveva detto che lui lavorava per la campagna di Clinton. E adesso si è scoperto che Clinton ha fatto il Russiagate, quindi tutta la prima parte è stato Putin, è stata distrutta. Adesso Biden ritorna fuori, no? E però ritorna fuori mentre c'è questo macigno dell'indagine di Durham sulla sua testa, e penso che adesso non lo fermeranno affatto. Insieme, tra l'altro, Hunter Biden, che fu cacciato dalla Marina Militare per droga, è un socio del figliastro di John Kerry, che faceva il ministro degli esteri, candidato presidenziale democratico, ha sposato la signora Haines, quella del ketchup, la vedova del ketchup, quindi è una potenza qui negli Stati Uniti, perché tutti mangiano queste cose orrende del ketchup, e il figliastro è socio, penso ancora, di Hunter Biden. E insieme hanno fatto varie cose, compreso questa cosa dei laboratori di cui tu mi stavi dicendo, no? Questi sono soci, cioè, tu questa l'hai riportato, non ti do i nomi così, Rosemont Seneca Technology Partners, questa è una ditta in cui era implicato Hunter Biden, fondata dalla Rosemont Capital. E chi erano gli amministratori delegati? Biden e Heinz, il figlio del ketchup di Kerry, no? Kerry ha sposato la vedova e quindi ha fatto un sacco di soldi. Questi insieme controllavano varie ditte, tra cui quella che tu mi sembra hai citato varie volte, Metabiota. Questa faceva le ricerche sulle malattie infettive, eccetera, eccetera. E erano sparsi su tutto il territorio dell'Ucraina. Adesso il numero preciso non si sa. Sono partite da 12, 21, mi sembra sono arrivate a 39, ma chi lo sa? Forse Putin lo sa, lui è cattivissimo, sa tutto. Ma sicuramente avevano fatto una cosa a tappeto, si dice addirittura a Mariupol, no? Questa città che adesso è stata praticamente presa, ma in cui i nazisti, quelli accaniti, sono rimasti asserragliati in questa fabbrica, in questa acciaieria. Si dice che c'è la buca
cioè da intercettazioni, questi dice c'è la buca, the hole, e se non fai il buono ti buttiamo nella hole, perché ci sono quelli che vogliono scappare, vogliono arrendersi, infatti un migliaio, secondo fonti attendibili, si sono arresi ieri. E che era sta buca? Si dice che è una specie di labirinto sotterraneo in cui fanno questi esperimenti. Io ricordo che Putin, in un viaggio a Vladivostok un anno fa, fece un discorsetto agli studenti di una scuola media, così, dicendo: noi non dimenticheremo mai quelli che hanno fatto esperimenti umani durante la Seconda Guerra Mondiale. E preso ad esempio il caso, non ricordo il nome, del famoso giapponese, cioè, equivalente al medico nazista giapponese, che aveva fatto esperimenti sui prigionieri. Questa non sarà dimenticato il passato, non sarà dimenticato il presente. Fece una dichiarazione estremamente dura e molto precisa, e molti non la capirono, non la riportarono. Che c'entra adesso questo? E questo era proprio nel mezzo del Covid, ancora il Covid trionfava, no? E io lo associai alla questione Covid, e probabilmente è vero, no? Perché lui sa qualcosa di chi ha iniziato questo Covid più dei nostri giornali. Però lì loro c'erano di fronte un paese che era stato barbarizzato e ridotto a un laboratorio di cose tremende, cioè peggio dell'atomica. E un'altra dichiarazione che fece Putin, forse ancora prima, e altri della leadership russa, era: perché queste ditte americane, queste ditte occidentali fanno ricerche sul DNA dei russi? E lo prendevano anche un buon giro, perché fare la ricerca sul DNA dei russi è mostruoso, e noi sappiamo perché lo vogliono fare, noi sospettiamo perché lo vogliono fare, ma è da matti, perché non esiste il DNA russo. Qui ci sono i tartari, qui ci sono quelli del Farist, ci sono quelli del sud, ci sono. Però l'intenzione è chiara. E infatti si è detto che questi laboratori in Ucraina dovevano essere la punta d'assalto. Naturalmente la Russia è terrorizzata, perché sa che accanimento hanno questi signori di farli fuori. E quindi, se tu spargi questo tipo di pestilenza alla Malthus, no? La pestilenza, controlleremo la popolazione, veramente senza tanto sforzo tu puoi fare un genocidio fantastico, no? Quindi loro erano preparati. Questo è stato forse la punta di diamante del casus belli che i russi hanno per aver fatto questa operazione speciale, oltre al fatto che si sta preparando un attacco diretto. Quindi adesso tutti i puntini possono essere uniti, e c'è una famiglia Trump specializzata in Ucraina, perché era stata loro l'Ucraina. Biden era, quando Zelensky fu eletto proprio giorno dopo le elezioni, ricevette una telefonata da Trump, e Trump, la telefonata è stata resa pubblica. Ho visto alcuni in televisione, anche in Italia, che la riportano, come si capisce perché Biden ce l'ha con Trump, perché gli ha fatto questo scherzetto. Ma la realtà era che Trump aveva detto: congratulazioni Zelensky, spero che tu sei mezzo di Poroshenko e degli altri, noi ti vogliamo aiutare, tu sei un paese democratico, ti chiediamo solo una cosa, che è anche per il bene dell'Ucraina: tu devi andare duro nelle indagini sulla corruzione nel tuo paese, perché so che ci sono personaggi americani importanti che sono venuti lì, hanno corrotto, si sono corrotti, eccetera. Lui sapeva che c'era tutta questa banda nell'ambasciata americana, la banda Soros, eccetera, e si riferiva specificamente a Biden. E Zelensky, perché Zelensky in quel momento Trump era il capo, quindi
farò di tutto, Mr. President, io vi ammiro, eccetera, eccetera. Si scatenò l'inferno. Si scatenò l'inferno perché Trump, dicevano il New York Times, Washington Post, eccetera, aveva usato un leader straniero per attaccare il suo avversario. In realtà ci sono i filmati di quando il procuratore capo dell'Ucraina, che era una persona onesta, l'hanno fatto sparire dalla circolazione, cioè, spero che sia ancora vivo, ha un'inchiesta proprio su Burisma, cioè la ditta per cui, da cui prendeva i soldi Hunter Biden e Biden, e aveva già raggiunto tutte le conclusioni, no? Biden ha raccontato in una conferenza al Council on Foreign Relations, tanto per dirne una, e sta questo su video, magari lo dovete trasmettere, è breve. Io sono andato in Ucraina e ho detto a loro, quando ero vicepresidente, ho detto a loro, guarda, qui c'è un vostro giudice che non mi piace, che è corrotto e non sta facendo le cose giuste. Quindi dovete toglierlo. E allora loro mi dissero, ma scusi, signor vicepresidente, non sta a lei dire a noi quello che dobbiamo fare. Noi abbiamo parlato con la Casa Bianca, con tutte le autorità americane, hanno detto che il giudice deve fare il suo dovere, eccetera. Ah sì? Allora guarda, io sto qui per garantirvi un credito dal Banco Internazionale, Fondo Monetario, di $1 miliardo e rotti di dollari. Che per voi sono la sopravvivenza. Ok. Allora, quanto tempo abbiamo? Fece. Ah, ecco, io fra un'ora e mezza c'ho l'aereo. Quindi fatemi sapere se questo giudice è ancora lì, io il miliardo me lo porto via. E son of bitch ha fatto, figlio di una buona donna, è stato licenziato. Ah, quindi se ne è vantato. Questa è la relazione dei Biden che aveva con l'Ucraina, da cui ha preso un sacco di soldi e adesso queste cose stanno venendo allo scoperto e l'aspetto dei biolaboratori è quello che la gente dovrebbe temere di più. Su questo mi piace Putin, non mi piace Putin, altre stupidaggini, no? Ma a te ti piace uno che comincia a fare laboratori di genocidio di massa nel mezzo dell'Europa? Perché poi il vento può andare a est, può andare a ovest, arriva pure a Trieste, Roma, Milano. Ma senti, queste cose comunque iniziano, appunto, dicevi, a conoscersi soprattutto negli Stati Uniti d'America, quindi qualcosa sta cambiando, presumo, anche nell'opinione pubblica. Immagino che gli exit poll, così definiti, i sondaggi dimostrino che c'è un calo di preferenze rispetto a Biden. E certo, se trovo la carta precisa te le dico tutte. Comunque. Anche perché Biden è di pochi giorni fa, il suo discorso, le sue parole sono abbastanza impressionanti rispetto al passato degli Stati Uniti d'America. Cioè lui ha iniziato a dire che il futuro e lo stile di vita degli americani inizia ad essere negoziabile, inizia ad essere trattabile, quindi ha riportato un'espressione che è l'esatto opposto di quanto promesso da Bush senior. Beh sì, da tutti quanti. Guarda, ti do alcuni numeri dei polls, come si dice, delle ricerche di mercato. Sondaggi, sì. E ricerche di mercato che vengono fatte qui negli Stati Uniti sono controllate e non da parte dei trumpisti, naturalmente. Quindi devi sempre fare la tara, quando loro dicono 10, probabilmente 5, eccetera. Il controllo non c'è solo in Russia, c'è anche negli Stati Uniti. Che cosa? Il controllo quindi non c'è solamente in Russia, c'è anche negli Stati Uniti. Povera Margherita, come sei ingenua, la furba ingenua. No, però... ma qui è il vero metodo, quello che si diceva, dello stalinista, cioè è stato applicato con grande successo qui adesso e la gente se ne sta accorgendo. Comunque
ti do i numeri. Poi parliamo di questa cosa del fatto del tenore di vita che deve cambiare, la rivoluzione verde e tutto quello che ha a che vedere con il grande reset. Cioè sarai povero, non avrai la casa, non avrai l'automobile, non avrai la bicicletta, non avrai famiglia, ma sarai felice, perché Klaus Schwab del World Economic Forum. Ok, i numeri sono questi. Allora, prima la ciliegina, e cioè il voto degli ispanici, cioè quelli che sono emigrati dal Messico, dal Sud America, eccetera, che doveva essere il pezzo forte di Biden, sono arrivati ieri, quelli che approvano Biden, che percentuale è? 26%. 26% degli ispanici, che dovevano essere grandi sostenitori di Biden, perché Biden aveva aperto i confini e faceva arrivare chiunque dal sud dei confini con il Messico, perché questi poi dovevano portare i voti al Partito Democratico, si sta rivelando un colpo suicida. E due anni fa, scusa, la percentuale qual era due anni fa? Ma due anni circa. Fa stava calando, ma si stava avvicinando al 50%, cioè ancora c'era più del 50%, no, è drammatico. 54%, quindi degli americani, il 33% degli americani in generale approva il lavoro di Biden, 54% lo disapprova. E tra quelli registrati a votare, cioè perché qui ti devi registrare a votare, 35% non approvano, cioè 35% approvano, 55% disapprovano. Quindi se oggi si andasse alle elezioni con questi poll che poi sono truccati in favore dei democratici, la parte opposta a Biden vinterebbe perlomeno il 55% contro il 35%. E così via. I democratici ancora lo stanno sostenendo, i repubblicani al 94% sono contro, ma la cosa importante è gli indipendenti che danno la vittoria all'uno all'altro. 56% è contro Biden, solo il 26% è con Biden, degli indipendenti. Quindi queste sono cifre che poi peggiorano sempre di più. E poi nel mezzo della guerra, che doveva essere quello che avrebbe tirato su Biden, invece non lo tira su affatto. Quindi anche questa idea, parte l'oligarchia generale che dice dobbiamo distruggere la Russia come entità indipendente, e questo è uno dei nostri dogmi da 500 anni a questa parte, non ci vede. A parte questi grandi santoni del male, il gruppo che conduce l'elite politica, cioè sarebbe Biden, Clinton, Bush, entrambi i partiti, questi qui attualmente non sanno bene che cosa fare, ma sanno che vogliono salvare la pelle politica, se non altro. E quindi devono trovare un qualcosa, un escamotaggio di fronte a questi poll che, ti dico, sono molto peggio di quello che sono ufficialmente, li vedrebbero finiti e ci sarebbe un cambiamento così totale per cui tutte le magagne uscirebbero a galla, nazionale e internazionale. Spero anche la parte italiana, perché c'è una parte italiana di questo Russia Gate con il professor Mifsud di Roma, eccetera, eccetera. Tutto questo verrebbe fuori. Quindi la disperazione è l'ultima carta, giochiamo, è la guerra. Con la guerra noi riavremo, come sempre, no? Quando c'è una guerra poi la gente ti sostiene, no? Fino a un certo punto, perché invece qui guerra o non guerra, la gente, quello che c'è di differenza è che il tenore di vita sta andando sottoterra. E non è che, come si pensa, con i miei amici in Italia mi dicono sì, ma adesso gli americani prendono il petrolio e lo esportano all'Europa e si rubano il mercato ai russi. Non funziona assolutamente così. Dove lo prende? Dove lo prende l'America il petrolio da esportare in Europa?
A parte che la prima cosa che ha fatto Biden è chiudere il pipeline, il gasdotto, l'oleodotto che veniva dal Canada, dal nord, no? Ha fatto chiudere, licenziando immediatamente 38.000 operai, e poi si è detto contro i combustibili fossili, quindi li vuole eliminare totalmente, no? Che è una cosa assurda perché è impossibile, però sta nel piano del grande reset, cioè il Klaus Schwab, no? Che sarebbe una specie di grande ingegnere per la grande oligarchia, ha fatto questo piano di cui voi avete parlato più volte, Giulietto ne parlava spesso, anzi Giulietto mi sembra che era uno dei primi che l'aveva scoperto, infatti discutevamo questa oligarchia, i padroni del mondo sono disposti a bruciare il mondo pur di non perdere il loro potere, questo era l'assioma, e infatti si è visto quello che stanno facendo. Comunque, Biden è per questo piano della rivoluzione verde. Rivoluzione verde significa che tu non c'è più combustibili fossili e vai tutto a vento, adesso stanno studiando un mulino a vento che è alto come un grattacielo di 30 piani, 50 piani, non so, una cosa enorme, pericolosissimo, anche perché dopo quando si arrugginisce per riciclare una cosa del genere costa di più che per farlo, e poi non produrrà mai l'energia sufficiente, quindi abbassare il tenore di vita. Quindi si ritorna, adesso la furbizia di Biden, dei suoi, sarebbe quella di dire siccome c'è Putin che è cattivo e ci ha tolto il petrolio e ci ha mandato l'inflazione, ieri l'ha detto proprio, Putin sta provocando l'inflazione negli Stati Uniti. Quindi siccome c'è Putin, allora dobbiamo arrivare a un sistema di vita più diciamo, non diciamo primitivo come lo chiamano, sistema di vita più maneggevole, più possibile, più, e quindi non c'è la casa, non c'è l'automobile, non hai la famiglia, non hai il lavoro vero e proprio, però sei felice, sei molto felice, e quindi stanno cercando di imporre questo tipo di modello anche in Europa, anche in Europa la stessa cosa, hanno ricevuto l'ordine i vari draghi, i serpenti, i vari mostri, no? Adesso propagandiamo questa cosa. Allora, lo schema è questo, Putin è cattivo e che fa? Abbassa il tenore di vita e quindi lui c'ha il petrolio, però se compriamo quel petrolio siamo criminali, se compriamo quel petrolio allora provochiamo la guerra contro il povero Zelensky che piange tutti i giorni, adesso è diventato una specie di nuova Greta al quadrato. Quindi noi facciamo i furbi, rinunciamo al petrolio, facciamo la fame, facciamo la miseria, il freddo, però a Putin gliela mettiamo in quel posto. E la gente fa, sì, ma anche i più sprovveduti cominciano, non lo so se proprio devo fare il freddo per metterla in quel posto a Putin, no? Magari Putin c'ha ragione a sto punto, no? E questo è il processo che sta avvenendo adesso. Quindi si trova, quindi se gli Stati Uniti, la NATO, eccetera, in mano a questi pazzi Clinton Bush, vogliono fare la vera guerra, devono rinunciare al grande reset. Questa è la bella contraddizione che c'è. Cioè tu non puoi rinunciare a quel ideale ideologico religioso, perché adesso diventa una specie di cosa religiosa, quindi rinunciamo a questo, rinunciamo alla nostra religione per fare la guerra momentanea alla Russia, no, però se non rinunciamo non abbiamo neanche il petrolio per i carri armati, che facciamo? E stanno sbattendo le corna contro questa contraddizione che secondo me non sanno come risolvere, come la contraddizione del povero Brzezinski, il più geniale e criminale dei servi dell'oligarchia, è morto un paio di anni fa, il quale è morto di crepacuore dicendo se la Russia e la Cina si mettono insieme noi non abbiamo nessuna via di scampo. Questi, i russi a sto punto, lo diceva a quei tempi, hanno forse, faceva forse, una superiorità anche militare. E stava parlando delle cose che poi Putin sta facendo venire fuori, gli fa vedere una carta alla volta, ecco queste tre di bastoni,
l'asso di danari, poi non vi faccio vedere tutte le altre carte che ho. Adesso, come dicevamo l'altra volta, stanno studiando qui le grandi ditte militari, il complesso militare industriale, sta studiando il modo di fare anche loro dei missili ipersonici, che per adesso c'è solo la Russia, e delle contromisure contro i missili ipersonici. Missili ipersonici che volano con una traiettoria non prevedibile, qui non c'è difesa. Putin, le forze armate russe e quelle del Donbass ne hanno usato uno in Ucraina e ha fatto spaventare tutti. E poi non è che l'ha buttato contro la popolazione, non è che ha fatto Hiroshima, Nagasaki, perché quello lo farebbe. Ha buttato sul centro dove si radunavano questi nazisti, neonazisti reclutati da fuori, e dopo c'è stato un certo... è passata un po' la passione per fare la guerra a Putin dall'esterno. Quindi questa è una contraddizione importante che dovremmo seguire, cioè tradiamo Klaus Schwab e il grande reset, oppure lasciamo che la Russia abbia la superiorità militare, o ci buttiamo anche noi a riconquistarci la superiorità militare, ma abbandona ogni idea di rivoluzione verde, niente fossili, Greta, eccetera, eccetera. Cosa dicono i think tanks americani? Mi pare che tu sia al corrente di qualche documento di tal genere. Vogliono continuare la guerra oppure mantenere una guerra fredda? Su cosa si sta discutendo in questo periodo negli Stati Uniti? Il problema è che con la guerra è arrivato l'ulteriore stretta di lavaggio del cervello, quindi la gente non parla, anche, e poi se tu fai una ricerca di mercato sulla guerra, nessuno ti viene a dire, sì, alcuni lo dicono, ma molti di più lo pensano, io sto con Putin o questa guerra mi fa schifo, eccetera. La gente ancora è contro la guerra, come tanto. Cioè sì, i poveri ucraini che soffrono e vengono ammazzati barbaramente da Putin, tu sei d'accordo? No, non sono d'accordo. Ma allora la guerra no. Li mettono in questa situazione, come penso sia pure in Italia e in qualsiasi altro paese. Anche se la situazione si evolve, perché quello che ha fatto Putin, lasciami fare una brevissima parentesi, Putin... non è che dice io faccio la guerra in Ucraina, faccio l'operazione militare in Ucraina, poi dopo la devo fare contro la Polonia, poi dopo la devo fare contro la Svezia, poi contro l'America, contro... non è quello. Da quello che vedo io è una mossa strategica estremamente ben pensata, e cioè parte da un presupposto che quello che noi vediamo come il potente Occidente, prima cosa non è più Occidente, perché chi difende gli ideali, la filosofia, le basi di diritto e di diritto naturale dell'Occidente, a questo punto si trova a Mosca, Putin e il suo gruppo, queste sono l'ultima difesa dell'Occidente, questa è la contraddizione, quindi non è quello. Ma attualmente tutto questo sistema, che è il sistema di Klaus Schwab, di questo grande reset in corso, in cui ci sarà la fluidità sessuale, i bambini dovranno imparare i maschi a diventare femmine, eccetera, in cui non ci sarà la possibilità di reagire a qualsiasi ordine, tu perdi ogni identità nazionale, familiare, personale, sessuale. Questo è il modo per controllare il mondo, il modo ideale, cioè il nazismo ideale. Tu c'avevi la super razza, in quel tempo diceva facciamo la super razza tedesca, così questi cretini fanno quello che diciamo noi. Adesso c'è la superrazza transumana, che è una forma di superrazza, solo che è sintetica e la decidiamo noi. Quindi questo è quello che stanno pensando. Questo è l'Occidente. E naturalmente sono reazioni all'interno del corpo dell'Occidente, nonostante l'oppressione. In Italia, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti più che mai, come vedremo. Per cui tutto questo grande sistema era un guscio vuoto. Quello che ha fatto Putin è come un uccellino, ha fatto con un becchetto, ha fatto un buchetto in questo uovo. E dice, vabbè, ma l'uovo è grande, che gli fa? Ma l'uovo è vuoto, quindi la crepa si sta espandendo. L'altra,
l'altra allegoria è che lui va in cima all'Himalaya, prende una palla di neve e la butta giù, non è che dopo deve fare tutto il lavoro. Infatti adesso quello che sta succedendo sono reazioni in altri paesi, perché già questo c'era, cioè, non vorrei usare l'espressione marxista, non so più se sono d'accordo con quelle cose lì, però mi sembra che dicesse la violenza non è la madre, è la levatrice della storia, frase orrenda, ma non so se in questo caso la possiamo applicare, nel senso che questi processi già erano in corso e lui gli ha dato, adesso più tempo, lui dice il tempo è contro Putin perché lui sta perdendo, no, e quindi gli americani possono mandare sempre più armi, infatti lo stanno facendo, come vedremo, ma i processi che stanno avvenendo nell'Occidente adesso diventano sempre più incontrollabili, più c'è questa guerra che in realtà è una resistenza dei russi al nuovo nazismo, questa è, detta in breve, questa è la situazione. E quindi più contraddizioni scoppieranno in Italia, in Germania. In Germania già Zelensky, il segretario di Zelensky, che a questo punto è come un pimp, si dice pimp in italiano, protettore della prostituzione, il protettore, come si chiama in Italia? Il lenone, non ricordo, il pappone si diceva a Roma. Ok, Zelensky c'ha il suo pappone, diciamo, con tutto il rispetto per Zelensky, naturalmente. E questo ha fatto una dichiarazione, ma come, il presidente della Germania vuole venire qui? No, Steinmann non mi piace, è troppo amico di Putin, quindi non viene. Qua ragazzi, vi dovete mettere in testa, io me lo vedo che parla romanesco, che se volete far sano retta con Zelensky, che tutti quanti vi piacerebbe, com'è bello, dovete pagare la tariffa, dovete da pagare. E non si fa sconti a nessuno, quindi Zelensky in questa posizione di, come si dice, di stella del cinema, eccetera, ambito da tutti, quindi Steinmann non lo vogliamo. Può venire però Scholz, che è il primo ministro, però ci deve portare, o ci porta l'entrata nell'Europa, o ci porta i carri armati, o qualcosa di questo genere, perché nemmeno di così. Noi Zelensky non lo facciamo vedere a nessuno, che dimostra il livello di pazzia a cui sono arrivati, e perché dimostra che questo guscio vuoto si sta crepando sempre di più. C'è stata la visita, adesso qui piangevano qui degli Stati Uniti, la visita del primo ministro austriaco, si dice per conto di Scholz, a Putin, questo fatto. Io andrò lì come primo ministro tedesco, ma questa era una visita nemica, inimico, non sarà una visita amica. In realtà si è fatto confermare che il petrolio gli arriva e non glielo tagliano, e Putin l'ha trattato abbastanza male, perché questo voleva il colloquio segreto senza traduttore. Avete riportato? Sì. Vabbè, allora non mi aggiungo. Comunque, queste sono le varie crepe che si sono aperte. E di fronte a tutto questo guscio che si sta rompendo, il grande difensore che hanno sarebbe Biden. E lo vorrebbero cacciare. Tu dici, che sta facendo l'oligarchia, insomma? È così furba, eccetera. Loro, a parte il gruppo Biden, Clinton, Bush, che sanno che sarebbe la loro fine completamente, questi dell'oligarchia stanno forse cercando di fare qualche trucco momentaneo, perché magari facciamo una guerra fredda che dura tanto tempo e noi poi ci rinforziamo, ci riorganizziamo e poi gliela possiamo fare veramente la guerra, non come nel 1989 che non ha funzionato, ma proprio li spacchiamo in vari pezzi, li saccheggiamo, eccetera. Allora, hanno fatto vari avance, che però non so quando funzionano. Per esempio questo è un articolo di Foreign Affairs, la rivista del Council on Foreign Relations, i consiglieri dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, da prima della Seconda Guerra Mondiale, i consiglieri dell'oligarchia in America. Questo è il titolo e dice: What if Russia makes a deal? How to end a war that no one is likely to win? 23 marzo, il giorno prima
che cominciasse l'operazione militare. E se la Russia... Marzo, però l'operazione militare è iniziata il 22 febbraio. Scusa, questo era un mese dopo che l'operazione... E se la Russia facesse un accordo a come mettere fine a una guerra che nessuno potrebbe vincere? No? Questo è completamente diverso da quello che dice il cretino di Biden, no? Almeno quello che dice ufficialmente. E fanno una serie di proposte che non ti sto a leggere, in cui praticamente fanno finta che loro immaginano quello che Putin vuole, e in realtà è quello che loro stanno proponendo a Putin. Ed era di, praticamente gli davano, lo dicono un po' ambiguamente, ma mi sembra di capire abbastanza bene, gli danno tutta la costa del Mar Nero e magari il pezzo occidentale con Lvov, Leopoli, eccetera, lo possono dare ai polacchi, che adesso fanno i feroci, che bisogna ammazzare ogni russo che incontrate per la strada. Ma poi dice, che vediamo Lvov. Ah, ok, allora facciamo negoziati subito con l'amico Putin. No? Quindi stanno cercando di proporre qualche via d'uscita. E però il processo, e Putin fa il duro, si capisce perché lui fa il duro, perché il suo scopo non è, lui ha fatto di tutto per arrivare a un negoziato, poi quando ha preso la decisione, è stata una decisione generale di tutto lo Stato Maggiore russo, la leadership russa, gran parte della popolazione russa, era inaccettabile da tutti i punti di vista quello che stava succedendo e l'attacco che gli stavano facendo, e tocca, allora noi adesso siamo pronti a difenderci, e quando siamo pronti a difenderci difendiamo completamente, non un pezzetto qua, un pezzetto là. E quindi se noi facciamo questa operazione in Ucraina per denazificarla, perché letteralmente quello è il punto, bisogna denazificarla, tutta l'Europa dovrebbe essere con Putin a denazificare l'Ucraina. Io penso che anche una gran parte della popolazione ucraina è d'accordo a denazificare l'Ucraina. Quindi facciamo questa operazione, ma se interviene la NATO, se io penso che dovrebbe essere un cretino totale Putin se non ha calcolato fino all'estremo tutte le reazioni che ci possono essere, militari, non solo degli ucraini, perché poi l'Ucraina non sta combattendo gli ucraini si stanno arrendendo, l'esercito ucraino, la NATO non ci ha fatto mai veramente affidamento, che è stato addestrato originariamente dai russi, quindi militari, economiche, diplomatiche, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo preparati a tutto, quindi la guerra lì viene considerata, secondo me, non come una guerra per semplicemente per mettere fine alle forze armate ucraine, per farle arrendere, eccetera, ma con tutto il peso della NATO, e loro sono pronti a farlo, anche perché più passa il tempo e più si sgretola la cosa. Scholz ha fatto sapere che lui sta arrabbiato con Zelensky. Presidente della Germania, cioè a questo punto il presidente della Germania dovrebbe inchinarsi a un pupazzo che c'ha i ventriloqui nel Deep State, che dice voi dovete darmi le armi, dovete fare la guerra, altrimenti io vi declassifico. Sta succedendo in Francia, tu vedi quello che è successo con Macron, no? Macron ha dovuto prendere una posizione sempre più filorussa, o almeno non completamente antirussa, perché altrimenti perde le elezioni di sicuro, anche così le può perdere, ma le avrebbe perse di sicuro. La Le Pen si sta buttando adesso sempre di più su posizioni antiguerra, che è la carta vincente. Antinato. Antinato antiguerra anche. Paesi come l'Ungheria si è tirata fuori. L'Ungheria a questo punto, qui si dice, ma l'Ungheria sta con la NATO adesso o non sta con la NATO? Boh, perché sta con la NATO ufficialmente, però ha detto noi non facciamo sanzioni, non facciamo niente, eccetera. La Turchia, furbi, levantini, ne sanno una più del diavolo, sono capaci di tutto, però sanno da che parte è imburrato il pane, e quindi
dicono no, noi non è che ci facciamo fregare queste cose qui. L'ultima è l'India. L'India proprio 2 giorni fa, l'avete riportato, penso, Modi ha parlato virtualmente con Biden e con Blinken e con gli altri pazzi alla Casa Bianca e si sono messi d'accordo che sono in disaccordo. We agree to disagree. No? Noi continueremo a fare le nostre cose con la Russia, anzi, adesso stiamo in fase avanzata di usare la nostra moneta rupia o rublo per gli scambi commerciali. E siamo, proprio adesso è stato annunciato, che hanno raggiunto il record di acquisto di carbone dalla Russia. Record. Il carbone è basilare per l'acciaio e quindi loro pensano di rilanciare una grande industria dell'acciaio in grande e anche di riconvertirsi in potenza agricola e di esportare cibo. Il cartello del cibo era uno di quelli più pericolosi che esistevano, adesso esiste. Quindi, e non sto a citare il Messico, per esempio, il Messico è stato costretto, Obrador, a fare chiarezza, sì, va bene, la Russia è cattiva, non deve fare queste cose, eccetera. Però sta molto arrabbiato perché sono arrivate pressioni fortissime. Quello che è successo in Pakistan con Imran Khan, l'ambasciata americana, da tutti i rapporti che ho io, l'ambasciata americana e Blinken hanno fatto pressioni su vari membri del Parlamento, voi votate contro Imran Khan, ma la popolazione non è che è d'accordo. E a questo punto io mi aspetto qualcosa di pericoloso, tipo qualcuno potrebbe provocare adesso di nuovo dei dissidi, degli scontri pakistani contro indiani, no? Soliti ignoti, in modo da impedire una collaborazione. Però i mezzi sono sempre di meno. Quindi quello che mi chiedevi tu per concludere, sì, forse l'alta oligarchia sta cercando delle soluzioni, ma io non le vedo. Nella Seconda Guerra Mondiale lo fecero, la Seconda Guerra Mondiale sostennero la Germania in tutti i modi possibili, andava di moda nell'aristocrazia inglese fare il saluto nazista anche nella famiglia reale. Tu sai che il candidato al trono, Edoardo, lì era un nazista convinto, addirittura si dice che collaborasse, faceva arrivare le informazioni a Berlino, le banche di Wall Street, le banche della City, c'era il padre, il nonno di Bush, no? Prescott, senatore Prescott Bush del Connecticut, fu citato per collaborazione col nemico, perché era scoppiata la guerra, questa ancora faceva affari con le industrie chimiche tedesche, e gli dava i soldi, le banche di Wall Street davano i soldi e fecero il grande reset, fecero un grande giravolta a 180 gradi e diventarono tutti antinazisti. Tant'è vero che i capi, l'hardcore dell'OSS, dei servizi centralizzati che furono creati dalla Russia all'ultimo momento, comprendevano ai più alti livelli gente come i fratelli, come Dallas, John Foster Dallas e Allen Dulles, che erano quelli che avevano fatto affari con i nazisti fino all'ultimo momento. Quindi io ho intervistato un signore dell'OSS, adesso morto tempo fa, che mi disse che a livello di field, quelli che lavoravano sul campo, no? Questo signore particolare nello scambio italiano dell'OSS, odiavano Dallas, che diceva: noi stiamo facendo una guerra contro il nazismo e siamo guidati dagli amici dei nazisti. Quindi questi sono capaci di cambiare tutto per non cambiare niente, però non so se siamo arrivati a questo momento e non so se Putin gli dà la possibilità, perché secondo me Putin e il suo gruppo, che è un gruppo intellettuale e c'ha una visione storica e ha una visione filosofica, se uno non capisce questo, del gruppo che sta alla leadership russa, non capisce quello che sta succedendo. Se lo prende, perché vuoi fare i soldi, perché vuoi il potere, eccetera. No, se voleva fare i soldi, il potere avrebbe fatto cose completamente diverse, avrebbe continuato a svendere la Russia, sarebbe stato molto più ricco e felice.
Quindi non so se Putin gli vuole dare la possibilità di pentirsi, di fare il salto come fece l'aristocrazia inglese e quella di Wall Street, perché vuole mettere fine a questo andazzo che va avanti da 500 anni a questa parte, per cui c'è questo gruppo di alta oligarchia che deve conquistare il mondo, deve colonizzarlo e adesso deve colonizzare anche le proprie società, come negli Stati Uniti. Però a questo punto Biden che fine fa? Ma Biden in effetti non è importante. Biden è importante semplicemente se può adempiere una certa missione. Se non può adempiere una certa missione, come si dice? Viene liquidato. Sì, è disposto. Lui è stato messo lì perché, io penso, estremamente ricattato, no? Ha vinto con la truffa, quindi estremamente debole, non è che può fare appello ai suoi. Quando faceva i comizi, non gli facevano fare i comizi, ha detto tu non fare i comizi perché non viene nessuno, però qualcuno lo doveva fare. Allora prendeva la scusa del Covid e faceva arrivare 10 automobili che occupavano tutto il parcheggio, e lui parlava a 10 automobili. Quando ha fatto l'inaugurazione, dice no, c'è il Covid, quindi la gente non ci sarà, non c'era nessuno. Avevano messo migliaia di bandiere su questo prato di fronte al congresso e sembrava riempito, no? Ma non c'era nessuno, cioè non ha un suo elettorato, non ha niente. Cioè dire che non so, era una sfida tra Trump e Biden, è ridicolo, Biden non aveva niente. Aveva i media che falsificavano i trucchi sporchi del Deep State, che facevano le cosacce. Quindi adesso si stava dicendo che dopo che il New York Times, il Washington Post, il CNN, eccetera, sono usciti con la storia di Hunter Biden, dopo che Hunter Biden adesso, notizia proprio di adesso, è stato indicted, è stato incriminato da questa grand jury in corso, da questo tribunale, io penso che la posizione di Biden come persona è insostenibile, quindi l'alternativa sarebbe di, normalmente, cioè per legge il vicepresidente viene eletto, il vicepresidente è Kamala Harris, che già ha così tanto piombo nelle ali, cioè la sua credibilità, il suo sostegno è inferiore a quello di Biden, solo per dire. Però hanno fatto questo grande ricevimento alla Casa Bianca 3-4 settimane fa con Obama, perché ancora pensano che Obama sia il volto pulito, quello accettato, tutto ridente, tutto saputo, tutto tronfio, eccetera eccetera, dava le manate a tutti, ha chiamato Biden Mr. Vice President, how are you, signor vicepresidente. Nessuno dava retta a Biden, l'hanno proprio fotografia in prima pagina sul New York Times della Kamala Harris che parla dal podio, scritto presidente, con dietro Obama, e da una parte c'è Biden così che guarda impaurito, no? Quella è l'immagine che vogliono dare, e stanno spingendo sto Biden probabilmente a dimettersi a sto punto. Però è nel mezzo di questa operazione di guerra da matti e soprattutto è nel mezzo di una rivolta nel Partito Democratico. Cioè, adesso il telegiornale più guardato dai democratici, non dagli indipendenti, dai democratici, è il telegiornale di Tucker Carlson. Tucker Carlson è quello più odiato dal Deep State, è conservatore, diciamo così, ma non è che è assolutamente contro il complesso militare industriale, no? E quindi qui quando si parla di conservatore deve essere pro guerra, no? Lui no, per certi versi è più a sinistra della sinistra del Partito Democratico. È un nuovo fenomeno che infatti la gente si è buttata e in poco tempo è diventato il telegiornale più guardato, nel senso che mette insieme CNN, NBC, CBS, e il telegiornale di Tucker Carlson è più grande, è seguito da più persone ed è seguito dalla maggioranza dei democratici. Lui adesso sta promuovendo una grande
eroina politica, che io sostengo con grande ammirazione già da molto tempo, Tulsi Gabbard. Ricordatevi questo nome, Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard era una congressista dal Hawaii, di origine indiana, infatti, che era diventata vicepresidente del Partito Democratico. Quando, nelle ultime elezioni del 2020, penso che ne avevamo parlato a quel tempo, si mise con, con l'ala sinistra del partito, quel signore anziano che aveva sfidato Hillary Clinton e che costituisce la sinistra del partito. E a quel punto era stata fatta cacciare dalla Clinton, che addirittura, e lei è venuta fuori molto fortemente, dicendo che Clinton è una persona corrotta che non può essere eletta, eccetera, e la Clinton l'ha accusata di essere pagata da Putin, anche se questa Tulsi Gabbard è un colonnello nella riserva dell'esercito americano. Questa è la nuova ondata che sta crescendo adesso, cioè non c'è più il Partito Repubblicano classico o il Partito Democratico classico, perché la corruzione sta in entrambe le parti, ma c'è una specie di alleanza a livello di base in cui la gente è d'accordo sull'economia, sul futuro, su questa questione del grande reset, eccetera, eccetera, per cui si sta creando una nuova coalizione, una coalizione veramente rivoluzionaria, che va indietro alla questione del grande divide, della grande divisione degli Stati Uniti, che è sempre stata tra partito imperialista e partito isolazionista. Isolazionista non vuol dire che si vuole isolare, eccetera, ma vuol dire quello che è difesa della sovranità nazionale. Questo sta emergendo prepotentemente e il partito imperialista è in grande minoranza. Tu hai accennato al Russiagate sia adesso che prima. Il Russiagate, che appunto il processo si sta evolvendo. Ma collegato al Russiagate c'è anche l'Italia, che è stato un punto di forza, come appunto accennavi prima. Nel momento in cui Biden diventa debole e fosse mai che qualcuno decidesse che non è più utile, è possibile che anche la nostra leadership italiana, tu prima hai parlato di Draghi, serpenti e mostri vari, possa decadere? Senz'altro. Beh, io vorrei dire che non è che ci posso mettere la mano sul fuoco. No, si fanno ragionamenti ipotetici per capire come vanno le cose. E in Italia, lo dico spesso ai miei amici, cioè, come qui, se uno fa un'analisi semplicemente di quello che succede nel congresso, eccetera, o quello che succede a Washington, c'è una visione distorta. Se uno dice sì, ma l'ala sinistra del partito della Lega si è messo con quell'altro, non è questo. Il problema è che la situazione è di una artificialità tremenda. Qui Biden non rappresenta quasi niente della popolazione americana o dell'industria americana o della forza lavoro americana. In Italia Draghi non rappresenta niente di questo. È una persona che è stata imposta con lo specchietto per le lodole: questo vi porterà i soldi. Tu immagini la pazzia, questo vi porterà i soldi. Soldi li deve fare l'economia di un paese, non li può importare dall'estero perché dopo ti rubano ancora di più e non funziona. Quindi questi sono personaggi che non dipendono da fattori interni, questi dipendono da fili esterni. Quindi, giustamente, come dici tu, il punto è quello. In quasi tutta Europa, se qui c'è un cambiamento, non ha importanza quello che dice il ministro di 5 Stelle o che cavolo ne so. Quello che importa è che i fili si spezzano
e quelle non hanno più nessuno. Chi è che difenderebbe politicamente Draghi quando lui perde il sostegno del firmamento? Chi è che in Italia dice no, ma io morirò per Draghi? Non c'è. Quindi sì, questa sarebbe una prospettiva che molti ci sperano, e di nuovo quello che sta facendo Putin, che adesso ha tutti contro eccetera, in realtà è come un esorcismo, cioè tu prendi l'indemoniato e dici vale retro Satana, l'indemoniato sarà, ecco, adesso gli europei, anche gli americani hanno questa reazione, no Putin è cattivo eccetera, no? Ma se l'esorcismo continua, tu gli fai vedere, guarda, questi erano i nazisti, questi stanno facendo queste cose, piano piano l'indemoniato si rasserena, no? e comincia a ritrovare la sua libertà di pensare e di ragionare. I media cominceranno a perdere la presa, no? Si parla tanto di questo truth, questo grande progetto di Trump di creare una grossa rete di informazione alternativa, no? Però già è successo qualcosa. Sì. Già Twitter, sì. C'è Musk, so che la gente dice oh, Elon Musk, lui è cattivo, eccetera. In realtà Elon Musk sta giocando in quel senso un ruolo molto positivo. Infatti è stato attaccato dopo che ha comprato la maggioranza delle azioni di Twitter. Elon Musk è quello della Tesla e della SpaceX, eccetera, è stato attaccato in maniera furibonda da tutti i canali, da tutti i soliti ignoti, come razzista, antidonne, non so se hanno detto anche filo Putin, nato in Sudafrica e quindi odia i neri, in realtà non è vero affatto, cioè sono scatenati. E questo è l'uomo più ricco dell'America, no? Questo dimostra che la ricchezza per l'oligarchia è valutata in modi un po' diversi da quelli normali. Allora, quando lui ha comprato questa maggioranza delle azioni, gli hanno fatto una contromossa dicendo no, tu non puoi cambiare niente. Nel senso, il pericolo è che tu dai a Trump di nuovo il diritto di avere un Twitter, che è una cosa assurda, non so se ci avete pensato, ma Trump gli è stato tolto il diritto di parlare e ancora non ce l'ha. Quindi la paura è che Musk, comprando Twitter, dia il diritto di parola a Trump, che è il presidente. Quindi adesso bisogna fermare il signor Musk. Musk è uscito dal consiglio di amministrazione di Twitter e ha detto, dichiarato ieri, adesso io comincerò un hostile takeover, offro $55 azioni a chiunque me li vuole vendere e io voglio comprare tutta Twitter e la voglio mettere a disposizione di tutti quanti. Sarà privata, nel senso che non pubblico o privato, diciamo, nel senso che non sarà quotata a Wall Street in cui possono fare vari trucchi, eccetera. Sarà una proprietà. E lì potranno parlare tutti perché Twitter rappresenta la più grossa sfida alla libertà di stampa. Quindi tutti stavano aspettando il truth Trump, la verità Trump, è uscita fuori questa verità di fianco. Adesso non so se si stanno preparando altre cose con tutti gli altri come Facebook eccetera eccetera, ma è possibile che ci sia un contrattacco concentrato. Quindi questa è una cosa. Più tutta la questione del Russiagate si assomma, già tutto lo sporco già c'è, è documentato, deve semplicemente adesso essere reso pubblico nella maniera più plateale possibile. Quindi avere un podio da cui parlare. Quindi i media non possono essere controllati completamente dagli altri, perché come è successo durante le elezioni, c'è il computer di Hunter Biden, però Silicon Valley dice questo non deve uscire fuori e non esce fuori, no? Invece adesso si sta preparando una tribuna da cui le cose usciranno fuori, cose impensabili, perché noi e voi in Italia e altri paesi ci siamo abituati che non c'è libertà di stampa. Noi
purtroppo ci abbiamo fatto l'osso in un certo senso, abbiamo accettato questo fatto inconsciamente, che sì, devo stare attento a quello che dico, perché dicono cose, questi mi cancellano, poi specialmente se c'è una rete televisiva, qualcosa, questi non mi danno accesso al pubblico, queste sono cose atroci che neanche nei tempi, non so, di Dickens in Inghilterra erano possibili, cioè uno poteva sempre fare il gazzettino, l'appiccava al tronco di un albero, adesso non puoi fare neanche più quello, perché il modo, loro hanno creato questo filtro, loro controllano chi può parlare al pubblico e chi non può parlare, che cosa deve dire. Questo, una volta che questo comincia a scemare, comincia a diminuire, ci sarà un fiume di gente che vorrà parlare, che vorrà dire, che vorrà essere informato, che si attiva, eccetera, eccetera. E questo tutto sullo sfondo di quello che sta succedendo in Russia, quindi anche quello che sta succedendo in Ucraina. Quindi anche in Italia ci saranno dei cambiamenti notevoli. Io non mi voglio dilungare, anche perché sono cose che ancora non è che sono state scavate completamente. Però ricordo che quando ci fu la campagna Hillary Clinton contro Trump 2019-2020, la leadership italiana, compreso l'ambasciatore italiano qui, faceva la campagna per Hillary, cioè apertamente dice votate Hillary, che è una cosa completamente agli antipodi di quello che dovrebbe fare un diplomatico, no? Qui vennero fuori le amichette di Hillary Clinton, come si chiamava, un paio di signorine vicine a 5 Stelle, al Partito Democratico, a mettersi a disposizione. Ci stava il Renzi, che era un grande ammiratore di Hillary, cioè tutte cose normalmente illegali. Tu non puoi andare in un altro paese e fare la campagna contro un altro di quel paese, è interferenza di brutto, specialmente se è una posizione in Parlamento, una posizione addirittura nel governo, no? Però questi l'hanno fatto in Italia perché erano sicuri, gli avevano detto i grandi, che avrebbe vinto Hillary. Quando non aveva vinto Hillary è successo il patatrac, quindi molte cose non sono nascoste. Qui venne anche in Italia, venne anche Barr, il ministro della giustizia, che adesso non so se si è venduto, fa finta di essersi venduto, però sta dicendo cose non tanto affini alla realtà, però lui venne in Italia e interrogò vari testimoni sul caso Mifsud e l'università, come si chiama, l'università a Roma, che da cui Mifsud dipendeva, che era addestramento intelligence, e quindi queste cose rimangono, e io mi aspetto, per me non è che si può dire con sicurezza, che ci sarà il perfect storm, sarà la tempesta perfetta, in cui apertura, finalmente un margine per la libertà di stampa, la questione del Russiagate, la questione della truffa elettorale, la questione della famiglia Biden e della corruzione di tutto l'apparato democratico e parte Bush del Partito Repubblicano. Tutto questo dovrebbe venire fuori in perfect storm, con finalità novembre. 8 novembre ci sono le elezioni qui negli Stati Uniti, non si elegge il vicepresidente, sono le elezioni intermedie, però si elegge tutto il congresso, 65-70% del Senato, gran parte dei governatori, che qui sono importanti, qui ogni Stato è veramente uno Stato con grande autonomia, grandi poteri, compreso De Santis sarà le elezioni per l'8 novembre per riconfermarsi governatore della Florida, eccetera, eccetera, eccetera. Finora tutto quello che si vede è che il partito, diciamo, anti-Trump sta crollando. E si vede apertamente, non solo dalle ricerche di mercato. Quindi questi disperati stanno cercando l'ultima mossa che gli è rimasta, la guerra. Però con la paura di non poter andare alla guerra, questo è il problema.
cioè vogliono la guerra, l'atmosfera di guerra in cui tutti quanti vengono, impazziscono, no? Sì, perché tutte queste immagini che gli fanno vedere tutte queste falsità, no? Che stimolano le emozioni più animalesche della persona. Questo lo stanno facendo gli Stati Uniti, questo lo stanno facendo in Italia. Per favore, cari amici italiani, state attenti, fate come Ulisse nell'Odissea, quando andrò sul mare con le sirene che cantavano delle canzoni così convincenti che la gente si buttava a mare. Ulisse fece mettere la cera nelle orecchie dei suoi compagni che navigavano. E lui si fece legare all'albero maestro della nave. E lui stesso, Ulisse, che era così intelligente, non riusciva a resistere a queste sirene, a questo lavaggio del cervello, e se non fosse stato per le catene si sarebbe buttato a mare. Quindi voi o incatenatevi o mettetevi la cera nelle orecchie quando sentite la televisione normale italiana, che quello è il modo migliore, perché questi stanno usando metodi proprio direi scientifici da Tavistock Institute, da film dell'orrore, per terrorizzarvi e per manipolare le vostre emozioni. Certamente. Allora, grazie Umberto per questo excursus e possiamo rivederci la settimana prossima per un'ulteriore puntata dove magari potremo parlare dei piani economici di Glazyev e della squadra di Putin. Ok, benissimo. Grazie Margherita, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a te e buona serata. Arrivederci.